Buonasera a tutti e bentornati a questo corso che si intitola Pillole di R. Siamo alla terza lezione e oggi vi parlerò del test dell'ipotesi e della power analysis. Proviamo a fare il punto sulla lezione precedente. Allora, io sono Jacopo Cerri, sono borsista di ricerca presso l'Università di Torino e mi occupo di biologia della conservazione, in particolare di invasioni biologiche. Per dubbi o cose varie scrivetemi su jacopocerri@gmail.com. Dove eravamo rimasti? Allora, dall'altra volta avevamo lasciato in sospeso due domande. La lezione precedente, vi ricordo, era sugli effetti causali. Sostanzialmente, non so se vi ricordavate il nostro caso di studio. Il nostro caso di studio era quello sulla dieta dei pulcini, cioè volevamo sapere se un supplemento a base di insetti migliorava il peso corporeo dei pulcini di fagiano. Quindi come si procede? Cioè noi abbiamo una domanda di ricerca, quindi che è questa, noi vogliamo sapere se gli insetti influiscono una volta messi nella dieta sul peso corporeo dei pulcini, deriviamo un'ipotesi e poi analizziamo i dati per confutare quell'ipotesi. Nel caso dei fagiani e degli insetti, appunto, l'ipotesi è, la domanda di ricerca è, la dieta ha un effetto causale sul peso corporeo dei pulcini? Quindi io dividevo i pulcini in due gruppi, un gruppo di controllo che aveva la sua dieta normale e un gruppo di trattamento che invece riceveva la sua dieta arricchita di insetti. I pulcini erano assegnati a due gruppi in modo randomizzato e quindi l'ipotesi era che, per esempio, ci sia una differenza tra i due gruppi di pulcini. Quindi dalla domanda di ricerca abbiamo derivato l'ipotesi. E poi c'era una seconda domanda, ovvero se i pulcini dell'esperimento sono abbastanza. Questa è la domanda che chiunque vi fa molto spesso quando analizzate i dati, ma le mie osservazioni sono abbastanza. In realtà viene fatta senza grossa cognizione di causa, però è abbastanza intuitivo che con poca osservazione non si può rispondere a domande molto complesse. Quindi diciamo che in un caso sperimentale, per esempio quello dei pulcini, la domanda di ricerca appunto è se una dieta con più insetti influenza il peso dei pulcini di fagiano. La mia ipotesi può essere o abbastanza non informativa, tipo che non ci sia nessuna differenza tra i due gruppi, oppure per esempio può essere anche un'ipotesi informativa, tipo il gruppo che riceve gli insetti ha un aumento di peso di un tot, per esempio del 20%, e io faccio un esperimento randomizzato. Questo processo si può ripetere anche per gli studi osservazionali. Vi ricordate il dataset in cui c'era la taglia del coccodrillo e poi se l'attacco alle persone era stato mortale o meno? Per esempio, la domanda di ricerca potrebbe essere: la taglia del coccodrillo influenza la mortalità in un attacco agli esseri umani? Quindi ora si può fare un'ipotesi, per esempio, per un aumento unitario di taglia, la mortalità per ogni metro extra di lunghezza del coccodrillo aumenta, che ne so, di 3 volte. E poi si fa l'osservazione. A questo punto arriviamo a definire l'ipotesi. Allora, diciamo che in statistica per trattare l'ipotesi ci sono due approcci possibili. Il primo è basato sull'ipotesi nulla, è quello che trovate in tutti i libri di biologia. È utile soprattutto perché gli esempi semplici di biostatistica vengono fatti con quel metodo lì. Altri approcci sono basati sulla magnitudo dell'effetto. Io vi consiglio queste due letture per approfondire la cosiddetta nuova statistica, sia che usiate la massima verosimiglianza che usate i metodi bayesiani. Comunque, l'ipotesi nulla è abbastanza semplice. Si avanza un'ipotesi su un parametro di interesse. Quindi, se diciamo l'ipotesi nulla viene rigettata, si accoglie l'ipotesi alternativa. E per esempio l'ipotesi nulla in un esperimento che compara la taglia dei coccodrilli tra attacchi all'uomo fatali e attacchi all'uomo non fatali può essere che non ci sono differenze tra gruppi. Viene calcolata una certa statistica, il suo p-valore, e decidiamo se ritenere vera o falsa l'ipotesi nulla. Se l'ipotesi nulla è falsa, si accoglie l'ipotesi alternativa. Per esempio, noi abbiamo un caso di studio in cui c'era la dimensione della coda dei gamberi della Louisiana maschi e femmine misurata in Italia centrale. Come si fa? Si controlla che la coda intanto abbia una certa distribuzione, in questo caso che la distribuzione delle misure della coda approssimi una distribuzione gaussiana. Mi calcolo la statistica T, che sostanzialmente viene calcolata a partire dalle medie dei due gruppi, misura la differenza tra medie, calcolo il p-valore. Adesso andiamo su R e vi faccio vedere come si fa. Allora, vediamo un po', questo è, spero vediate, questo è lo script. Allora, carichiamo i dati dei gamberi. Vedete che il dataset dei gamberi contiene tre variabili. Ci sono intanto 320 osservazioni, quindi 320 gamberi. Per esempio, questi 320 gamberi sono 100
143 femmine e 177 maschi. Ci sono i dati del peso in grammi e della lunghezza della coda in millimetri. Quindi il peso si può vedere, per esempio, questo è un requisito, la statistica T generalmente si calcola per dati normalmente distribuiti, se no ci sono i test per ranghi. In questo caso, come vi dicevo prima, comparando i quantili della distribuzione del nostro campione di lunghezze con dei quantili di una distribuzione gaussiana ottenuta tramite simulazione, si vede che correlano abbastanza bene, quindi che la nostra distribuzione è approssimata abbastanza bene da una gaussiana. Attribuiamo la variabile come fattore, il sesso. Vediamo un po', ma si vede a una prima occhiata, per esempio, che non ci sono grosse differenze tra la lunghezza della coda nei gamberi femmine o nei gamberi maschi. Sembra che la mediana dei maschi sia leggermente maggiore rispetto alla mediana delle femmine, però insomma, non ci sono grosse differenze, le due distribuzioni si sovrappongono alla stragrande. E si può fare il test T. Allora, la statistica T viene calcolata a partire dalla differenza tra le medie dei due gruppi. E nel test T, questo è il test classico per comparare due campioni a due code, l'ipotesi nulla è che non ci sia nessuna differenza nella media dei due gruppi. Vediamo un po' con la funzione T-test. Lui calcola tutto, lui ci dà la statistica T che viene calcolata, i gradi di libertà a partire dal campione e questa misteriosa statistica che è il p-valore e ci dice ipotesi alternativa, la vera differenza tra le medie è diversa da zero, quindi in questo caso l'ipotesi alternativa è che ci sia una differenza tra le medie dei due gruppi, ma io come faccio a sapere se cioè come faccio a sapere cosa mi sta dicendo il test? È importante nell'ipotesi nulla il p-valore. Allora, che cos'è il p-valore? Il p-valore mi dice quanto è probabile aver osservato un valore del mio parametro per caso. Nel nostro caso il p-valore ci dice quanto è probabile aver osservato un valore della statistica t maggiore o uguale a quello che abbiamo osservato se l'ipotesi nulla fosse stata vera e avessimo raccolto i dati nella stessa maniera. Quindi il p-valore nel test ipotesi nulla è un po' quella cosa che ci consente di dire se l'ipotesi nulla è da trattenere o da rigettare. Sostanzialmente il p-valore indica la probabilità di avere un falso positivo. Nel t-test l'ipotesi nulla dice che la differenza, l'ipotesi nulla è che la differenza tra le medie dei due gruppi che andiamo a comparare è zero. Generalmente noi diciamo che siamo sicuri di rigettare l'ipotesi nulla soltanto quando la probabilità di avere un falso positivo è ragionevolmente bassa, quindi quando questo p-valore è minore di 0,005, 0,001, 0,001. Quindi quando la probabilità di aver ottenuto il nostro risultato per caso è minore del 5%, dell'1% o dell'1 per mille, tratteniamo l'ipotesi nulla. È complessa l'ipotesi nulla perché funziona al contrario. Allora, l'ipotesi nulla però ha tre problemi sostanziali. E bisogna esserne al corrente, altrimenti si usa in modo improprio. Il primo è che l'ipotesi nulla deve essere informativa. Ora, in alcuni casi, per esempio, io sto comparando appunto il nostro caso la lunghezza della coda tra gamberi maschi e gamberi femmine. Non so quanto sia informativo dire che l'ipotesi nulla è che non ci sia nessuna differenza, perché ci sono 200 anni di studi di zoologia sul dimorfismo sessuale, praticamente in qualsiasi animale del mondo. E quindi ora scegliersi come ipotesi nulla che non ci sia nessuna differenza tra i due campioni non è particolarmente sensato perché, ok, l'ipotesi nulla mi viene rigettata, io accetto l'ipotesi alternativa. L'ipotesi alternativa, bello, mi dice che praticamente la media dei due gruppi è diversa da zero. Però cioè, non è un gran risultato, che cosa mi sta dicendo? Questo è un esempio di ipotesi nulla stupida, silly null la chiamano gli inglesi. Per risolvere la silly null, per esempio, si può scegliere un'ipotesi nulla più informativa. Per esempio, io posso avere un'attesa teorica basata sull'analisi della letteratura, per la quale io mi aspetto che il dimorfismo sessuale mi dica che i maschi dovrebbero essere più grandi del 10% rispetto alle femmine, quindi dovrebbero avere una lunghezza della coda maggiore del 10% rispetto, cioè dovrebbe avere una lunghezza della coda uguale a quella delle femmine più un extra del 10%. Magari perché ho guardato, ho studiato il Prochambarus Clarke che è d'origine americana, è diventato invasivo in Europa e mi sono scaricato 100 articoli sul gambero della Louisiana negli Stati Uniti,
voglio vedere effettivamente se c'è questa differenza anche da noi, quindi se i nostri gamberi sono uguali o sono diversi. È ovvio che i maschi saranno sempre diversi dalle femmine, però il problema è che l'ipotesi nulla di prima non mi dice, per esempio, se i miei maschi sono diversi da un valore di riferimento. In questo caso la mia attesa può essere che i maschi abbiano la coda più lunga del 10% rispetto alle femmine, io la posso selezionare come valore di riferimento e posso calcolarmi un t-test che mi dice una cosa del genere. Per esempio, posso comparare la lunghezza delle code dei maschi a un valore teorico. In questo caso mi sta dicendo che la media della lunghezza delle code dei maschi che io ho raccolto è diversa dal mio valore teorico. Questo è un esempio di t-test a campione singolo, che è un po' più informativo. Ora, in questo caso noi con, diciamo, un campione di maschi che era 100 e qualcosa, 150, 160, si vede che il p-valore è ragionevolmente piccolo. Questo è 2 elevato alla 0,5, quindi ci dovrebbe avere 4 zeri davanti, quindi è estremamente piccolo. Io posso essere sicuro di rigettare l'ipotesi nulla e quindi di dire che la mia media è diversa da quella di riferimento. Però è interessante perché se diciamo il nostro valore di riferimento riguarda una differenza più subdola, per esempio il 2,5%, in questo caso si nota che il p-valore è più grande della soglia. Quindi che cosa sta succedendo? Cioè, come mai con un valore si comporta in un modo e con un altro in un modo diverso? Questo è il secondo problema. Cioè, l'ipotesi nulla varia, cioè l'ipotesi nulla non viene sempre confutata in modo stabile, però l'ipotesi nulla è condizionata al tipo di campionamento e alla stopping rule. Non ci dice nulla sulla differenza dell'effetto. Infatti, solitamente quando si fanno i t-test alla nuova si fa prima il test e dopo si va a guardare le descrittive. E poi il problema è che con tanti più valori i risultati tendono a essere quasi sempre significativi, perché lui è in grado di rilevare anche effetti molto piccoli. Guardiamo il che succede con la stopping rule. Per esempio, io creo BigDF, che è un dataset enorme, praticamente moltiplico il mio dataset di 320 gamberi per 100 volte e ottengo un dataset finto di 32.000 gamberi della Louisiana. Se io campiono 50 gamberi, si vede i primi 50 gamberi. Per esempio, se il mio disegno sperimentale io avessi deciso che 50 gamberi erano abbastanza, il p-valore è 0,31. Se ne campiono 80, il mio p-valore è 0,05. Se ne campiono 100 è 0,06. Se ne campiono 150, 0,02 addirittura, questo è significativo. E poi si vede che con 200 gamberi è di nuovo non significativo, e poi col campione intero è grossolanamente non significativo. Quindi, a seconda di quando io decido di interrompere il campionamento, il valore della mia statistica P cambia. Oppure, per esempio, se io adotto un meccanismo di campionamento diverso, per esempio basato sulla quota o cose così, se cambio le quote, il mio campionamento mi restituisce anche dei più valori diversi. Questa cosa non succede nella statistica bayesiana. Se vi leggete gli articoli che vi ho consigliato, capite perché. Poi succede che se io replico il dataset 100 volte, mi creo BigDF, questo enorme dataset con 32.000 gamberi, in questo caso il mio t-test è significativo anche. Per esempio, riesce a rilevarmi anche una discrepanza rispetto a un'attesa teorica piuttosto diversa dal mio campione di riferimento, per cui in questo caso anche una differenza minima viene rilevata dal test. Che cosa succede? Il problema è che bisogna capire che tipo di disegno vogliamo adottare e soprattutto quante osservazioni ci servono, altrimenti tutte le volte siamo a spostare l'asticella delle osservazioni che collezioniamo e non si giunge a niente. Questo secondo problema è risolto dalla power analysis. Allora, la power analysis ci dice di quante osservazioni abbiamo bisogno per rilevare un certo effetto. Quindi, nel test dell'ipotesi, ipotesi nulla, ci dice per quali valori possiamo fidarci del nostro test. Quindi, in realtà la power analysis in ecologia, per chi non fa gli esperimenti, è quasi sconosciuta, perché uno dei motivi è che non è facile disegnarla per disegni realistici, cioè nella realtà il tipo di dati che si raccolgono in ecologia sono sempre abbastanza complessi e è difficile fare la power analysis. Un altro motivo è che molto spesso la power analysis ci dice che le nostre osservazioni non sono abbastanza per rilevare un effetto, e qui purtroppo la maggior parte degli ecologi ha bisogno di pubblicare, quindi non si fa troppe domande, infila tutto nel tritacarne. È brutto da dire, ma è così.
La power analysis può essere fatta analitica, cioè ormai ci sono delle formule algebriche per farla, oppure basata sulle simulazioni. Questo secondo approccio ve lo farò vedere dopo, è quello più versatile, che lo potete adattare praticamente per tutto. Diciamo come funziona la power analysis con l'ipotesi nulla. Per esempio, io faccio, per calcolarsi la power analysis, bisogna tanto calcolarsi la DD-Cohen, che praticamente è basata su una differenza standardizzata delle medie, in cui io comparo la mia media di riferimento, quindi che praticamente era la mia attesa teorica, ovvero che fosse il peso delle femmine aumentato del 10%, e la mia M, che è la media dei maschi. Poi R è un pacchetto che si chiama Power, io ve lo consiglio. E che cosa succede? Praticamente Power ha questa funzione, che io posso infilarci dentro varie dimensioni campionarie e dirmi per le varie dimensioni campionarie quanto è potente la mia analisi, ovvero la potenza statistica mi dice, ipotizzando di fare il mio t-test un numero molto alto di volte, 100, 1000, 10.000, la percentuale di volte in cui quello riesce veramente a rilevarmi un effetto quando c'è. In poche parole, la power analysis, per esempio, se il mio test ha una potenza statistica per una certa dimensione campionaria del 90%, sono sicuro che il 90% delle volte riesce a rilevarmi un effetto se questo c'è. Questa è una definizione abbastanza omnicomprensiva, la potete adottare per tutti e tre i tipi di test dell'ipotesi, anche se poi l'ipotesi nulla funziona al contrario. Si può scrivere un loop, vi fa vedere com'è. In questo caso gli sto dicendo variami il parametro i che va da 10 a 500 a scaglione di 10, in modo che lui mi aumenta la dimensione campionaria praticamente di un tot, e dopo posso plottarmi una curva. Vedete che, per esempio, per il mio test statistico di dollaro n all'aumentare del numero delle mie osservazioni, io raggiungo una potenza. Poi, ovviamente, dopo un po' non c'è nessun miglioramento della potenza. La potenza rileva la mia differenza nel 99% dei casi. Normalmente si sceglie una potenza di 0,8 oppure di 0,9 oppure di 0,95. Insomma, qua si vede che più o meno con 200, 300 e 200 gamberi si casca abbastanza bene. Per cui, come vi facevo vedere prima, è in grado di rilevare questo. Se io aumento la magnitudo dell'effetto che io voglio rilevare, osservo che la dimensione del campione che mi serve diminuisce. Guardate cosa succede. Qua invece è la capacità di rilevare una differenza del 30% tra maschi e femmine. Vi faccio vedere. Questo è. Vedete che ho una potenza del 90% già con 10 osservazioni, per cui io ricostruisco la curva. Vedete che qui praticamente già con 30-40 osservazioni, una potenza praticamente del 100%. Mentre se diminuisco l'effetto da rilevare, la cosa si complica. Per esempio, se la mia differenza teorica tra maschi e femmine è dell'8% con il t-test, vedete che le cose cambiano. Cioè, per avere una potenza del 90% al 5% di p-value, io ho bisogno di 275 osservazioni. E vedete che la curva invece è parecchio più allungata. Quindi, ricapitolando, questo è la potenza del mio test che mi rileva una differenza del 10% tra maschi e femmine. Questa è la dimensione campionaria. La potenza è in funzione della dimensione campionaria quando il mio test deve rilevare una differenza grossolana del 30%. Ma se la differenza è dell'8%, vedete che io ho già bisogno di parecchie osservazioni in più. E lo stesso casino succede se io aumento la variabilità, perché nella formula della DD-Cohen bisogna mettere anche la deviazione standard. Qui l'ho raddoppiata in 20, prima era 10, che era simile a quella osservata nel campione. Si vede che a parità di differenza da rilevare, quindi una differenza del 10% tra maschi e femmine, la mia dimensione campionaria è parecchio crollata rispetto a prima. Cioè, io adesso, prima tra 100 e 200 osservazioni, avevo già tra l'80 e il 90% di potenza, adesso ho tra il 40 e il 55%, per cui mi si è quasi dimezzata, mi si è ridotta del 40%. Per cui capite che quanto più sono sottili gli effetti da rilevare e quanta maggiore la variabilità, maggiore è il numero di osservazioni delle quali ho bisogno. E, per esempio, la power analysis si può fare anche al contrario, nel senso, normalmente sarebbe utile pianificarla all'inizio di uno studio, anche perché mi dice quante osservazioni ho bisogno di rilevare. Cioè, semplicemente, se io devo raccogliere un tot di gamberi e ne devo raccogliere 80, è inutile che vo sul campo fino a
prendere lo Xanax per raccoglierne 400. A volte però succede che io ho dei dataset che sono già lì e voglio capire semplicemente se il mio dataset è in grado di rilevarmi un certo effetto. Per esempio, nel caso dei coccodrilli, se il mio dataset, vediamo come funziona, non so se ve lo ricordate. Allora, carico un po' di pacchetti. Il mio dataset aveva questa struttura, cioè il mio dataset aveva una serie di, le righe rappresentano attacchi di coccodrilli marini all'uomo e c'è la data dell'attacco, il paese, il sesso della vittima, l'età, l'esito, quindi attacchi mortali o no, la taglia del coccodrillo. L'idea di base, per esempio, potrebbe essere che la taglia del coccodrillo, per coccodrilli via via più grandi, la proporzione, la probabilità di essere uccisi aumenti, che è abbastanza ragionevole, insomma. Si vede in effetti che è così, perché praticamente passando da coccodrilli che sono lunghi meno di 2 metri, quasi tutti gli attacchi, il 90% degli attacchi, sono non fatali, mentre praticamente 2/3 degli attacchi di coccodrilli che hanno più di 4 metri, che sono lunghi più di 4 metri, causano la morte della persona. Questa cosa si può vedere anche. Un'ipotesi poteva essere che c'era una variabile di confounding, ovvero che l'età della vittima influenzava sia la taglia del coccodrillo, ovvero i coccodrilli tendono, se una persona è più grande, scoraggia l'attacco del coccodrillo quando il coccodrillo è piccolo, oppure c'è un'azione anche, essendo di confounding, mi influenza sia la mia causa, sia praticamente la mia X che la mia Y, cioè l'età della vittima influenzava sia la taglia del coccodrillo che l'esito, l'idea di base è che persone più grandi tendono a morire meno perché vengono danneggiate meno. Proviamo a vedere se questa cosa sta in piedi. In realtà non si nota nessun particolare pattern tra l'età della vittima e la taglia del coccodrillo, cioè non c'è nessuna associazione chiara e non c'è nemmeno tutta questa differenza nell'età delle vittime tra attacchi fatali e attacchi non fatali. Quindi non sembra ci sia tutto questo confounding. Per cui in questo caso ci si può modellare l'effetto della taglia del coccodrillo sull'esito attraverso un modello univariato. Questa è una regressione logistica in cui praticamente viene usato il rapporto degli odds per linearizzare la probabilità e si vede dalla funzione summary che ci sono dei coefficienti. In pratica mi dice che per ogni incremento unitario della taglia del coccodrillo, per ogni metro extra di lunghezza del coccodrillo, la probabilità di morire a seguito di un attacco aumenta di quasi 6 volte. Corrisponde a questo. Questo praticamente è la relazione tra la taglia del coccodrillo e la probabilità di morire sostanzialmente. Per coccodrilli molto piccoli è quasi dello 0%, mentre per dei coccodrilli lunghi quasi 7 metri siamo quasi sicuri che si muore in un attacco. Si può simulare un po' di dati, per esempio, io posso fare una, diciamo, un assunto molto gentile. Io posso dire che voglio rilevare una differenza simile poi a quella che ho osservato. Una buona prassi potrebbe essere io voglio rilevare qualcosa di leggermente più piccolo, però in questo caso si può fare anche così. Il mio dataset contiene 1664 osservazioni. Per rilevare un effetto come quello che ho rilevato, adesso si lascia un po' qui a girare e si vede un po' di quante osservazioni abbiamo bisogno, insomma, si lascia girare 2 minuti perché questa è una simulazione un pochino più lunga. Praticamente gli ho detto di variarmi la dimensione campionaria da 50 a 2000 osservazioni e di ripetere tutto 100 volte e vediamo di quante osservazioni abbiamo bisogno, insomma. Ora, adesso si è piantato, si è piantato, vediamo un po'. Questo è il dataset che mi esce fuori dalla simulazione che è PowerDF. Beh, i nomi poi possono essere. Scusa, PowerDF. Scusami, fammi vedere. Questa è la head di PowerDF. Ah, oh mio Dio. Non mi torna, vediamo un po'. Non mi ha esportato la dimensione campionaria, non so perché questo sia successo, perché gli avevo detto chiaramente di esportarmi questo. Sembra sia sbagliato il loop, cioè sembra non ci sia qualcosa di chiuso. Ah, non gli ho lanciato il loop, scusate un secondo. Allora, rifacciamolo, adesso dovrebbe funzionare perfettamente.
che ieri mi funzionava, quindi dovrebbe girare tranquillamente. È leggermente più lungo questo video, però è un po' più particolare perché la power analysis richiede delle simulazioni. Ripeto, adesso sto cercando di capire nel mio modello dei coccodrilli o con 1600 osservazioni, riesco a rilevare un effetto di un certo tipo, della taglia del coccodrillo sulla probabilità di morire in un attacco da parte della persona. E, ho simulato praticamente, un modello con i soliti coefficienti per una dimensione campionaria variabile da 50 a 2000 osservazioni. Per ogni dimensione campionaria ho fatto rifare il modello 100 volte. Alla fine ottengo questa cosa qui, ottengo un dataset sostanzialmente in cui ho da un lato la numerosità del campione che è n e dall'altra il p valore. Li posso dire, per esempio, di mi calcolo la percentuale per ogni dimensione campionaria. Oddio, Madonna, aspetta. Vediamo un po'. Allora, alla fine capisco perché head pvdf, non so perché posso creare una variabile. Alla fine vediamo un po', queste sono tutte robe di aggregazione, però Madonna santa, aspetta, head powerdf. Riesco a capire. Vabbè, insomma, si può fare anche così. E alla fine vedo che in realtà per una dimensione campionaria di 100 osservazioni raggiungo già una potenza statistica del 100%. All'inizio avevo ipotizzato un effetto in cui la mortalità mi aumentava di 5 volte per ogni metro di lunghezza del coccodrillo. Posso anche dimezzare questo valore, cioè io posso anche fare praticamente un modello in cui la mortalità mi aumenta di 2 volte qualcosa per ogni metro di lunghezza del coccodrillo e si vede un pochino che cosa cambia. Vediamo un po', rifaccio simulare. Siamo 7 minuti in ritardo, sono un ritardatario cronico io, vediamo, pazientate un pochino. Perché queste cose comunque sono di simulazione. Poi lo script ve lo passo e ve lo potete riusare anche voi come punto di partenza per le vostre simulazioni. Vedete che effettivamente cambiando questo effetto qui è già più subdolo, nel senso che ho una potenza statistica per 200 osservazioni, ho già una potenza statistica che è dell'80%. Se io rendo ancora più sottile la differenza da rilevare, probabilmente avrò bisogno di un tot di osservazioni, però capite per esempio che già per rilevare un effetto del genere con 1600 osservazioni io posso essere sicuro di rilevare anche effetti più piccoli. Proviamo a fare un effetto in cui mi aumenta praticamente di una volta, vediamo un po', perché se io faccio 0,4 non neanche 0,3 proprio. Una neanche 0,25 mi aumenta di sì, nemmeno di 0,15 mi aumenta di praticamente mi raddoppia per ogni metro di lunghezza del coccodrillo, quindi un effetto che è ulteriormente dimezzato. In questo caso, per esempio, è 0,15, si replica lo stesso giochino. Capite che ma sto diminuendo l'effetto, per cui il campione necessario per avere una potenza statistica dell'80% via via mi dovrebbe diventare più grande, quindi io in questo caso voglio capire con i miei 1600 coccodrilli che effetti sono in grado di rilevare, cioè solitamente quando uno fa la power analysis a posteriori cerca di fare un lavoro del genere. Vediamo un secondo che cosa sta facendo, qua sta girando, non c'è un modo facile per simularlo, qua per esempio non mi rileva praticamente niente. Per cui capite che è un problema, cioè
uno praticamente deve muovere via via la simulazione per capire che tipo di effetti può rilevare. Nella power analysis c'è anche un metodo alternativo che è un'inferenza basata sugli intervalli, sia che sia frequentista con la massima verosimiglianza che bayesiana con la distribuzione a posteriori. Diciamo che l'ipotesi nulla ha un problema, cioè nel senso il mio intervallo di confidenza mi dice che la mia probabilità di morte aumenta in media di 5 volte 9 per ogni aumento di un metro del coccodrillo, con un range, un intervallo di confidenza al 95%, compreso tra 4 volte 8 e 7 volte 3 per ogni aumento di metro. Però non sappiamo quale valore del parametro è il più probabile. E poi non sappiamo in generale, dobbiamo sempre ragionare al contrario, cioè con l'idea che io rigetto l'ipotesi nulla e accolgo l'ipotesi alternativa. Nella prossima lezione vi farò vedere, invece vi introduco alla statistica bayesiana e vi faccio vedere che è possibile ragionare in modo più diretto. Vi ringrazio e alla prossima, nel caso scrivete a questo indirizzo mail. Ciao!